Da una ricerca emerge che un ragazzo su cinque in Italia, un bambino, riceve la paghetta via smartphone, via digitale, via qualcosa che può essere o una carta prepagata o un'applicazione che gli permette di spendere soldi, insomma, non via cash, non via contanti. E mai come oggi è importante che i ragazzi, i giovani, imparino e conoscano le regole base della sicurezza. Perché purtroppo altre ricerche dicono che invece sono tra i più deboli, quelli che le conoscono meno. Perché, vedete, secondo me questa storia dei nativi digitali ha fatto grande confusione, perché essere nati nel periodo in cui tutti utilizzano il digitale significa essere avvantaggiati dal punto di vista della percezione del mezzo, ma non della conoscenza. Perché essere nati in questi anni, insomma, anche solo 20 anni fa, non significa conoscere quello che c'è dietro, si conosce bene quello che c'è davanti, ma non quello che c'è dietro. E questo, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, è un punto debole enorme. Le famiglie non sono ancora preparate per trasferire questa conoscenza, lo saranno tra 1 o 2 generazioni. E c'è conoscenza popolare, no? La saggezza popolare, la famiglia che ti dà le informazioni su come vivere è fondamentale, però quelle non le conosci ancora. Cioè, quando tu nasci e cresci, dovrebbero darti delle informazioni base, come la tua password non devi darla a nessuno. Controlla sempre i link, i domini funzionano così, è come dire, la strada si attraversa dalle strisce pedonali e si guarda a destra e a sinistra ed è pericoloso ed è uguale. Ecco, la stessa identica cosa. Semplicemente non c'è. E quindi i giovani sono lontani. Peraltro, di solito tutte le attività di alfabetizzazione e di conoscenza su questi temi sono fatte per le persone meno giovani. Si arriva alle persone meno giovani e quindi il grande problema è questo. Peraltro sono temi mediamente un po' noioselli e quindi che non, come dire, non sono sexy se trattati nel modo tradizionale, è per questo che mi impegno a trattarlo in modo non tradizionale, perché è necessario, altrimenti è semplice, saranno vittime di truffe, vittime di furto di dati, vittime di furto di soldi ed è un grande peccato perché sono soggetti deboli e vanno tutelati.